Assessore D'Ignazio, che bilancio si può trarre di questo nuovo appuntamento dedicato al turismo in Abruzzo? Ma sì, sicuramente un bilancio molto positivo, un bilancio che vede finalmente istituzionalizzati questi tavoli del turismo. Anzi, loro si erano già, da loro ci dobbiamo risentire, bellissimo, sono veramente contento. Di questo abbiamo parlato, di tutto quello che la Regione Abruzzo sta facendo e di tutto quello che deve fare. Ce n'è ancora tanto da fare in Abruzzo. C'è ancora tanta di strada da fare in Abruzzo, però insomma abbiamo gettato le basi di una partecipazione generosa da parte di tutti coloro che sono a fianco a noi per il turismo, che si dedicano ovviamente giorno e notte, quindi gli operatori in primis. All'Abruzzo oggi abbiamo avuto con la relazione di Travel Appeal la conferma che veramente è la regione più accogliente d'Italia per il 2018. Per la prima volta sono state monitorati 13 milioni di recensioni contro i 6 milioni e mezzo 8 che sono stati fatti negli anni passati. Vuol dire che chiaramente c'è veramente tanto sentimento, tanta voglia di fare turismo e tanta capacità anche di fare turismo in Abruzzo, e per questo ringrazio tutti. 3 giorni veramente bella che getta le basi per un turismo nuovo. Francesco Di Filippo, direttore del Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo, in questa regione c'è ancora molta strada da fare per renderla attrattiva. Sicuramente è il motivo e il significato di questi 2 giorni degli Stati Generali del Turismo, dove non solo abbiamo voluto condividere con gli operatori il piano strategico di sviluppo secondo 4 direttive fondamentali che sono poi indicate, che sono la necessità di integrazione, di innovazione, di internazionalizzazione, anche la necessità di fare formazione e aggiornamento, ma soprattutto anche usare i dati per pianificare. Quindi un'opportunità di condivisione anche per far conoscere agli operatori le tante cose che già stiamo facendo sia nell'ambito digitale che nell'ambito della gestione e dell'analisi dei dati. Che 2018 si chiude e che cosa si prevede per l'anno nuovo? Un 2018 che comunque ha dato tantissimi segni positivi anche in termini di arrivi di presenza e soprattutto di costruzione di strumenti e di fondamentali a disposizione degli operatori. La nuova gara per il posizionamento del brand dell'Abruzzo, un 2019 almeno nei nostri obiettivi di grande sviluppo, sia il lancio del nuovo brand dell'Abruzzo ma anche la partenza, ci auguriamo, di un vero sistema collegato tra operatori e pubblica amministrazione.